Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Yu-Gi-Oh! Campagna di Yu-Gi-Oh! Zexal, continuiamo. La scorsa volta, insomma, sempre due duelli ho fatto perché da qualche episodio diciamo che mi sto più concentrando sul gioco e non sul fare duelli perché devo farli, e quindi preferisco farne di meno ma farli bene. Il primo duello di oggi è nuotando con gli squali, ah, quindi abbiamo Shark da utilizzare, mi piace. Il prossimo duello del Carnevale Mondiale di Duelli iniziò. Era la resa dei conti finali tra Shark e Four. Shark voleva vendicare la sconfitta di sua sorella. Finalmente ti ho raggiunto. Ti sei stancato di correre? Da te? Ma per favore, c'ha paura. Hai fatto esattamente quello che volevo. Cioè affrontarlo per vendicare la sorella? I cattivi hanno i loro piani. Però Reginald è un nome così bello, perché non tenerlo? Oh, Shark mi chiamo. Perché uso gli squaletti. Ma che bello Reginald. In italiano farebbe schifo, ma in inglese è figo a sentirlo. Magari per gli inglesi fa schifo, però per noi italiani è bello. Almeno a me piace, poi non so voi. Pesce tripode. Tripode, sì, no, tripode no, non suona male. Squalo lanciere, io non conosco niente di Zexal, mannaggia a me. Ma perché ho smesso di giocare Yu-Gi-Oh? Però infligge danno perforante, quindi potrebbe piacermi. Squalo martello è interessante, potrei già fare un'evocazione? Ho qualcosa di livello 3? Eh sì, due mostri di livello 3, mica male. Allora, in teoria dovrei essere in grado di farlo. Evoco squalo martello e ha un effetto bellissimo. Oh, posso ridurre di 1 il suo livello. Per evocare un mostro di livello 3 dalla mano. Ed eccolo qua, pesce tripode. Ora posso effettivamente evocare portaerei sommergibile squalo. Buono. Sembra una cosa intelligente da fare, no? Tutto sommato. Potevo evocare squalo lanciere e provare il danno perforante, ma questa, a parte l'effetto che non è granché, posso scartare un materiale per infliggere 100 danni ai life point del mio avversario per ogni mostro bandito, ma non ho mostri banditi. Tra l'altro non ho nessuna carta magia o trappola da posizionare, quindi lo attacco a 2000 di difesa. Col senno di poi è andata bene. Burattino arnese destroy. Death, troy, destroy. Oh, mamma mia. Certo, quanto ci si divertono i giapponesi coi nomi. Mamma mia, i giapponesi coi nomi sono divertentissimi. Peschiamo! Questa la usavo. La usavo e sarà interessante. Allora, evoco squalo lanciere. Anche metabo squalo potrebbe essere interessante per dopo. A questo punto attacco con squalo lanciere quella coperta. Buono, è andata bene, almeno un po' di danno perforante l'ho inflitto. Ora, se sto tizio evoca per qualsiasi cosa evoca, mi va male. Perché mi fa ma mi fa male? Ah, l'ha sacrificato? Boia. Ah, eccolo, va. Ma cosa crea? Che roba è? Vabbè, però, 3000. Boia, zio. Boia. Pure tu. Vabbè, intanto attivo Catastrofe Perfida. Sì. Due richiamo del posseduto aveva. Come godo, come godo, come godo, come godo. Allora. No, fermati, cos'è? Ok, posso distruggerla tranquillamente. Mettiamola qui. Metabo squalo, posso posizionarlo. Faccio la finta, no? Mi gioco tutto in difesa perché perdo. E invece lo frego per. Mi frega lui. Ma non è tutto perduto. Shocktopus. No, no, no. Allora, non evoco nulla perché non mi conviene. No, no, no. Non mi conviene. Mi conviene, allora, evocare per scoperta questa. Ok? Sì, però poteva anche attivare l'effetto. Evocazione normale, quindi per scoperta non conta? Ah, che palle. Allora, attacchiamo con Shocktopus questo qui. Oh no, me l'ha distrutto. È certo cattivo l'effetto di Shocktopus. Guarda un po' che succede. Si equipaggia questa carta e il suo attacco diventa 0.
Io sono ancora in battle phase e ciao, tanti cari saluti. Buono così. Beh, insomma, non male. È stata provvidenziale quella carta. Che fa? No, 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 carico anime, no. Non è possibile, non è possibile. Evoco squalo martello. Voglio capire una cosa. E attivo l'effetto, mi conviene. Mi conviene almeno evoco qualcosa. Perché non sono tranquillo affatto. Rievoco, porta aerei, sommergibile squalo. E attacco. No, vabbè, dai. Vabbè, è andata così. Ha spaventapasseri di ferraglia lui. Quindi un attacco me l'ha annullato. Ok, ci siamo. Ma no, l'altra no. Ma come gliela distruggo mo quella? Mi devasta, ma dai, ma non è possibile. Ma chi è questo mo? Burattino arnese macinatore giga. Che? Ma così? A diritto! Pure! E che è? E non lo so! E dunque abbiamo forza riflessa in mano. Appiccica squalo. Squalo martello. E remora XYZ. Allora, intanto, vabbè. Bubble portatore coperta. Squalo martello. Che mi sembra abbia un effetto interessante. Evoco squalo martello per l'appunto. E grazie al suo effetto posso evocare. No, grazie al suo effetto. Posso evocare appiccica squalo grazie all'effetto di appiccica squalo. Che può essere evocato specialmente quando un mostro, pesce, serpente marino o acqua viene evocato normalmente. Qua dice specialmente, in realtà va bene anche normalmente. E niente, questo era il primo turno, quindi finisco. Forza riflessa non è male, però se ha un tifone mi fa il culetto. Arnese destroy. No, attacca, perché attacca? Ah, ha solo 200. Ok, no, distruggilo, va bene. Non so perché abbia fatto, ma vabbè. Evochiamo Pulitore del Fondo. L'effetto non è male, ma preferisco attaccare. Non ha nulla, meglio così. Ottimo. E buono! Beh, non male come inizio, eh. Non male, 4 turni. Buoni danni. Ah, no. No, no, no. Sto tranquillo. Carica anime. Per una carta? Si vede che. Ah, no, non evoca. Quindi non ha nulla. Molto strano. Evochiamo pesce. Remora Xyz pesce. Vabbè. Ma io sarei tentato di evocare specialmente il numero 32. Che almeno posso distruggergli questa indifesa. Non è male come idea. Bisogna vedere se riusciamo a farla. Perché comunque questa carta richiede 3 mostri di livello 4. È un rango piuttosto difficile da evocare. Oh, attenzione, evocazione speciale. Cosa? Allora, numero C32 non è male, ma preferisco attaccare. E distruggergli questa. Dovevo farlo, ma non l'ho fatto per sbaglio. L'effetto non l'ho attivato per sbaglio. Ho premuto no invece che sì. Vabbè, main phase 2, mettiamo coperta e via. Cavolo, potevo fargli un po' di danni addizionali. Un bel 1800 in più. Non era male. Certo, però staccare un materiale mi rendeva più vulnerabile. Ma a un certo punto ce n'ho 3. Ok, catastrofe perfida non è male. Ok, sì, attivo l'effetto. Stacchiamo uno qualsiasi. Qui. E attacchiamo ancora. Ok,
Bene. Buoni, danni molto buoni perché in teoria il suo attacco diventa di 1000. Quindi prende un sacco di danni, prende. Potrei finirla presto, eh. Oh, Shocktopus, evochiamolo. Shocktopus fa danno perforante. Eh no, Shocktopus no, non è quella che fa danno perforante. Questa praticamente se combatte con un mostro dell'avversario e viene distrutta, puoi attaccarla al mostro che ha attaccato come equipaggiamento e perde. Il suo attacco diventa zero e beh, facevi un bel po' di danni. Ah, perde 1000 di attacco, non che il suo attacco diventa 1000. L'ho letta male allora. Vabbè, meglio così. Il prossimo turno è fatta allora, direi. Ci siamo. Ho vinto in teoria. Stacchiamo l'ultimo materiale. Va bene. E ciao. Buono. Mi è piaciuta sta vittoria. Shark, mi dispiace per tutto. Ma dai, dopo tutto quello che hai fatto. Devi credermi, è stata tutta colpa di Vetrix. Non avrei mai dovuto seguire i suoi ordini, ma l'ho fatto. Quando ha duellato contro tua sorella, Vetrix mi ha costretto a usare una carta potente. Tua sorella rimase ferita a causa di quella carta. Perdonami per tutto quello che ho fatto. Non avrei mai voluto farle del male, ma Vetrix decise diversamente. Essendo suo figlio, feci quello che mio padre chiese. Ti prego, Shark, riportami il mio vero padre. Va bene. Rockin' and rollin', yeah! Po' di rock and roll. Io e il ministro duellarono per decidere chi avrebbe guadagnato il posto nelle semifinali del torneo. Finalmente ti sei presentato. Non ho mai voluto scappare. Siamo rimasti tu ed io. Sei pronto? Ne puoi essere certo. Che bello quando non c'è alcun tipo di storia e subito al duello. Andiamo con Forbici. Io perse. Allora, ricominciamo. Rinascita Ixyz. Mettiamo Gardner in difesa e via. Cominciamo male. Scarto i materiali, il suo attacco va a 4000 e che cavolo. È un po' comodo così, eh. Un po' facile. Allora, posso evocare specialmente Grandariete. Qui. Beh, qui, bello. Evoco normalmente questa carta qua. Mago gagaga. Evochiamo. Evocazione speciale. Oh, però ne ho di robina, eh. No, evoco Utopia. E termino il turno. Tanto ora il suo attacco torna a quello di prima. Quindi se la prende in saccoccia. L'ha fatto giusto perché io non potessi attaccarlo nel caso. Oh, ora sì che si ragiona. Non sarebbe male evocare un'altra Utopia. Evochiamo Gigante Gogogo. Oh, Gigante Gogogo. Allora, vediamo un po' che abbiamo qui. Attacchiamo, no? Questa coperta. Cattivo l'effetto, fermati. Ok, buono, distrutta. Sì, ora quella passa in difesa, ma almeno viene. Cosa? Ixyz estremo? Sì, gli mostro questa. No. Campione Reko Kusanagi. Ma che effetto era? Ma scusami, ma fermati. Ah, l'attacco più basso! E vai a cagare. Niente, finisce il turno. Che cagata! Che cagata, non la conoscevo per niente. Vuoi mostrare un mostro all'avversario? Dico, boh, tanto mi frega? No, mi ha fregato, sì, mi ha fregato comunque alla fine. Maledetto. Ah, beh, potevo staccare Utopia, ma no. Non fa nulla. Posiziono Gogogo Gigas, coperto, in difesa. E attacchiamo questa qua. Oia. Niente, non mi hai distrutto. Va bene. Meglio così. Butta fuori lama. Ah, no. Non so che cosa ha voluto combinare. Devo essere sincero. Ah, però, onomatocoppia non è male. Attiviamola. Mandiamo ragazza gagaga a quel paese. Prendiamo un. Ah, ma Gogogo e Gagaga sono la stessa cosa. Allora scusami. Prendo il gigante.
Ah, posso farlo dopo. Va bene, allora. No, scelgo Gardner. Ma posso farlo dopo? Dillo allora. Allora, evochiamo gigante Gogogo. Attiviamo l'effetto. Evochiamo un altro gigante Gogogo del cimitero. Ovviamente in attacco. Difesa. In dif Basta, evoco un altro mostro. Un'altra utopia. Basta. Non è fattibile così. Andate a quel paese entrambi. Vabbè, che cavolo. Uno cerca di fare una giocata pulita, si ritrova una caghetta. Io convintissimo che potessi evocarlo in attacco. No, difesa, c'è scritto sulla carta difesa. Però almeno posso attaccare due volte e distruggergli tutto. Analdra! E che palle! Mo però non ce l'è più in mano, guarda un po'. Oh, mo come facciamo? Come la risolviamo? Però ho un mostro da mettere in difesa. Tac. Il tifone spaziale mistico mi piace, ma evoco Gardna Gagaga. Non mi conviene farlo questo turno, né tifone né venti di bufera. Attacchiamo, diretto. Bene, bene, bene. Molto meglio di prima. Ok, ci siamo, ci siamo. Perfetto. Tifone spaziale mistico su quella appena coperta, perché se prima non ha fatto nulla. Era il richiamo del Possed. E allora, signori, ci siamo. Dai, è così. Costa utopia. A posto, fatta. Non male, non male come duello. Mi hanno entrambi aperto al primo, ma poi al secondo, ovviamente, ho vinto. Nistro, è da tanto tempo che non mi sentivo pieno di entusiasmo per un duello. È stato fantastico. Sì. Yuma, voglio darti questo, ma in cambio devi promettermi che darai il massimo per ogni duello che farai. Questa è Excalibur! Ma questa è la tua carta migliore! Basta dire grazie. Ma Astral, tornatene dal ciondolo lì. Farò di tutto per renderti orgoglioso. Ma quindi ora Astral si ricorda qualcosa? Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito questo episodio di Yu-Gi-Oh! In descrizione il link per Instagram e Telegram e noi ci vediamo ovviamente alla prossima. Bye bye!